Ciao a tutti Momis Folks, video in ritardissimo, però ci tenevo a presentarvi in video anche questa momina che sarà in asta tra poche ore stasera, che è il 13 di settembre. Lei è Shadonar ed è una momina che nella sua storia è molto simile alla Loba. Infatti è l'incantatrice delle ossa, come vedete ha tutto il vestitino decorato di ossicina, queste sono tutte finte realizzate ovviamente a mano. Poi ha questa boccettina qui che vorrei farvi vedere da più vicino, che tanto non credo che si veda benissimo. In ogni caso, qui dentro invece ci sono pezzettini di vere ossa che avevo trovato così in giro. Ci sono due dentini che credo siano di cinghiale in particolare, e ha anche questo bastone che secondo me è molto carino, che finisce appunto con un vero osso di animale che avevo trovato, non so specificatamente di che cosa, e questo campanello che appunto le servirà nei rituali per richiamare lo spirito delle ossa che lei trova. Ha le orecchiette, scusate il rumore esterno che c'è, che ricordano appunto un pochino quelle di un lupo, ma allo stesso tempo anche delle cornine, in modo che non sia esattamente soltanto come la loba. La leggenda della loba dice appunto che lei cerca le ossa di lupo e poi le incanta in modo che il lupo riviva. Questo momino fa esattamente lo stesso e ha anche questo piccolo altarino che in video non si vedeva molto bene, che è fatto così con delle ciotole, delle bottigliette che le serviranno appunto nel suo rituale. Quello che Shadonar fa è esattamente quello di, attraverso le ossa, richiamare lo spirito degli animali, qualsiasi essi siano, in modo che voi possiate lavorare con appunto questi archetipi animali piuttosto che con i vostri animali totem in generale, ed è proprio appunto stata progettata e programmata per questo tipo di lavoro. È essenzialmente un momo che vi aiuta a lavorare con gli spiriti del mondo animale in qualsiasi modo voi insomma siate soliti lavorare, ed è stupenda. Io l'adoro tantissimo, ero quasi indecisa se tenermi anche lei, però ovviamente non posso tenere tutti i momis di cui mi innamoro. È sicuramente una delle mie preferite, quindi se siete interessati a adottarla stasera c'è l'asta, io vi aspetto numerosi e come al solito vi invito a chiedermi prima in privato tutte le informazioni che volete sapere riguardo ai momis che vi mostro. E con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!